è un po' inquietante, infatti. Ci possiamo anche fermare qua, se vuoi. Che bello. Sì. Allora, qua invece siamo dentro la scuderia, quella ufficiale. Questa veniva usata esclusivamente di coloro che abitavano questa fortezza. Per quanto riguarda la sua progettazione, questa era la tipica progettazione militaresca di quei tempi, con il suo soffitto a botte, a direttrice ogivale viene chiamato, perché è una costruzione molto prolungata. Per quanto riguarda l'interno, era strutturata in alto, vi erano delle grosse travi, per quanto era tutta la lunghezza della scuderia, e poi vi era un soffitto in legno, perché metà veniva usato come fienile secondario, l'altra metà invece come alloggio per gli stallieri. Invece qui sotto possiamo vedere il pavimento originale con le varie posizioni dei cavalli, e poi nell'ultimo rinquadro vi è un rinquadro molto più grande rispetto a questo, e vi è il simbolo di una croce, quello stava a indicare che era il posto riservato al cavallo del nobile. Da questa parte abbiamo le quattro feritoie che, oltre a dare aria e luce a questo ambiente, avevano questa tipica progettazione, perché in caso di attacco potevano ospitare uno o più guardie alla difesa del castello. Invece da questa parte abbiamo queste linee. Queste erano armadietti a muro che loro usavano per deporre tutto ciò che gli serviva per accudire i cavalli. E poi da questa parte vi è un ingresso, perché il settore dietro queste pareti un tempo era chiuso, perché questo conduceva in un magazzino, l'altra entrata conduceva nel fienile, quello principale, poi vedremo salendo. La cucina di rappresentanza, quella veniva usata esclusivamente quando avevano ospiti, è molto più grande rispetto a quella che loro usavano giornalmente, che si trova dietro questa parete. E poi vi era l'entrata diretta nella sala del trono. Queste due cisterne servivano per contenere il grano, in caso di attacco loro queste due cisterne li riempivano, così per assicurarsi una, diciamo, un abbondante scorta di grano. Poi la cappella, che vedremo per ultimo, e poi dalla cappella al mastio, che sarebbe quella costruzione, lì vi erano gli alloggi del cappellano. Perciò nel momento in cui il cappellano doveva dire la messa, attraverso le sue stanze scendeva e arrivava direttamente nella cappella. E poi vi era anche lì una stanza riservata ai nobili, perché durante la funzione loro assistevano la messa. Ma no, qua è come lo stiamo vedendo. Come era adesso? La parte chiusa è questa, alla mia sinistra, che era tutta riservata ai nobili. E qui a destra era tutto chiuso, perché in questo ambiente era riservato sia alle guardie che alla servitù, perché la servitù andava a dormire ai piani superiori. In queste stanze è dove sia la servitù che le guardie mangiavano, perché poi le guardie andavano a dormire nella sala d'armi, che vedremo scendendo le segrete. Poi da questa parte si può vedere la cucina, quella originale ancora del 1400. Questo era un bassa vivante, la servitù cucinava lì dentro, le guardie della servitù prelevavano il cibo da questa parte. Cacchio, altro che minimal. E poi potevano decidere o di entrare dentro a mangiare o di potevano restare fuori. Poi questi due bocchettoni sono sulla stanza delle torture, perché nel momento che c'era qualche persona che doveva confessare qualcosa, il nobile invece di scendere fino a quei livelli bastava che lui usciva e poteva ascoltare da qui tutto quello che voleva sapere. Poi da questa parte si entra nella sala del trono, quella dei faraoni, e questo è il tipico portale dei chiaramondi. Su tutto ciò che loro costruivano era come la loro firma, con questi motivi floreali all'esterno e quelli a zigzag all'interno. Faccio sempre, avrete modo di vedere qualche altro castello in Sicilia che riporta questi portali identici, allora sapete che apparteneva alla famiglia dei Chiaramonti, perché la loro residenza ufficiale, quella di Manfredi, era a Palermo, al Palazzo Stelle, in Piazza Marina, quella era la loro residenza ufficiale.
questa nasce come presidio di un'arte di controllo del territorio, perché nel 1300 la Sicilia ogni famiglia potente governava una fetta di Sicilia, perciò Palermo, da Palermo sul versante veniva, era sorto il dominio di Maurizio di Terzo. Sempre cambiare gli occhiali. Lo vedo io? Sì, perché io. Questa è la sala del porto. Questo è il nome che c'è per gli ospiti. Guardate che l'origine. Non è, quello non è il suo piccolo originale. Perché quello originale è un secondo. È un quadro. È tutto decorato. E poi a ogni angolo di questa stanza vi era un'armatura tutta decorata in oro. Sappiamo benissimo come era strutturata la fortezza, perché chi è stato ospite qua da Manfredo III nel 1391 ha lasciato una testimonianza scritta nei minimi dettagli che si trovano presso gli archivi storici di Palermo. Poi al momento opportuno questa grande sala diventava anche tribunale, significa quel tempo che aveva il potere, poteva giudicare tra la vita e la morte delle persone. Perciò il momento in cui vi era qualche persona che veniva giudicata traditore, le guardie lo accompagnavano oltre quell'entrata. Lì vi era fino a 10-15 anni fa una botola ancora visibile, purtroppo la sovrintendenza l'ha occultata, veniva buttata dentro quella botola e andava a finire nella stanza della morte, che poi vedremo scendendo. E poi attraverso dei sistemi, dei bocchettoni, loro facevano fuoriuscire l'acqua e li annegavano. Ah, ok. Perché quella stanza è stata proprio progettata a fianco alla cisterna. Perciò quella cisterna, oltre che l'acqua, loro gli serviva per cucinare, per bere, per lavarsi, tutto ciò che gli poteva servire, però al momento opportuno serviva anche per giustiziare le persone. Poi questa sala prende anche il nome Sala dei Baroni, perché qui Manfredo III nel 1391 riunì gran parte dei baroni di Sicilia per ostacolare il re Martino, scendeva dalla Spagna con la sua flotta per venire a conquistare le terre di Sicilia. In questa grande sala si è tenuto il primo congresso regionale con questi baroni. Però alla morte di Manfredi, il suo successore fu Andrea Chiaramonte, che ha continuato questo impegno preso da Manfredi. Però in questo lasso di tempo tra la morte e la successione di Andrea, questi baroni hanno deciso di dare una svolta alla Sicilia e hanno tradito questo patto di alleanza. Infatti Andrea, essendo che è rimasto da solo, poi con una scusa è stato invitato a Palermo per trovare una conciliazione. Però nel momento in cui Andrea è arrivato a Palermo è stato giudicato traditore ed è stato condannato a morte tramite decapitazione. Questo avveniva il 1 giugno del 1392, proprio davanti a Palazzo Stelio. Infatti la sua testa poi è stata esposta al pubblico come testimonianza, come dire, la potenza della famiglia Manfredi. È stata come monito proprio questa cosa. Per gli altri. Questa scala piccola posta in una stanzetta piccola, così di queste dimensioni. E questa viene identificata come la stanza delle tre donne, perché vi è legata una leggenda a questa stanza piccola. Allora la racconto. Avete visto quella stanzetta piccola? Sì. Quella viene identificata come la stanza delle tre donne, che vi è legata a una leggenda dove si racconta che un nobile, dovendo partire per la guerra, ha fatto rinchiudere come la stanza le sue tre sorelle, perché lui era abbastanza geloso, e gli ha dato del cibo finché poteva superare quest'arco di assenza. Essendo che poi la guerra si è prolungata, quando questo nobile è ritornato di nuovo in questa fortezza, le ha ritrovate tutte e tre morte, una ad ogni angolo della stanza. Poi nell'ultimo tentativo, quelle povere ragazze di mangiarsi qualcosa e sopravvivere, avevano tentato di mangiarsi le suole della scala.
parte. Ah, ecco, me l'ha raccontato mia mamma, nonostante sia pavese, mi ha raccontato sta storia che queste donne che si sono mangiate anche i vestiti per sopravvivere. L'unico taglio è che stanno proprio a mangiarsi le suole delle scarpe. Cioè è vero, è l'ultimo puntato, diciamo, della disperazione. Sì. Poi da questa parte invece entriamo nel soggiorno, stanza del camino. Quella è un camino, in origine era comunicante con le altre stanze, quelle che non esistono più. A fianco vi è la cisterna dell'acqua ed è stata chiusa come il camino, e dopo il Manfredo qualsiasi famiglia magari apportava delle modifiche. Però in origine il camino era comunicato con le altre stanze, la cisterna dell'acqua poteva essere usata sia dal soggiorno che dall'altra parte. Per quanto riguarda lo stile architettonico, gli elementi architettonici sono quelli originali del 1390. Questa è la progettazione della volta a crociera. Sì. Prende il nome volta a crociera perché il blocco centrale è un unico blocco in variata forma di croce. Questo prende il nome crociera. E poi vengono realizzate quattro vele e quattro costolone smussate perché non hanno gli angoli. Quello centrale, anche il blocco dell'architetto, si può chiamare chiave di volta perché è l'ultimo tassello che va a chiudere con una chiave tutta la progettazione. E per realizzare la volta a crociera basta unire in longitudine due soffitte a botte come quelle che avete visto nella scuderia e si viene a realizzare la volta a crociera. Poi invece siamo nella stanza da pranzo. Poi noi quando non avremo ospiti mangiavano qua. Avete visto dove la cucina da sopra sempre tu preparava da cucinare, portava nella stanza da pranzo, in caso in cui non prendeva anche fuori, c'era un po' cucinino. Questo è servito per tenere in campo le pietanze. Poi in alto, dove sono quei due fori, quelli servivano come interfori, perché le guardie interessavano i servizi di vigilanza lungo il perimetro della luna, in caso in cui prendevano altre guardie di vigilanza della fortezza, lo potevano comunicare a coloro che erano in questa stanza attraverso quei due fori. Poi invece da questa parte entriamo nella stanza da retta del nobile e giù si scende nella stanza della servitù. Quella che era più vicina e più privata ai nobili, loro dormivano giù. Poi invece rispetto alla retta stanza abbiamo la progettazione della doppia volta a crociera con la principale di sotto. Questa stessa progettazione poi la ritroveremo nella cappella. Da questa parte c'è il bagno, come del resto anche giù. Nella stanzetta c'è il bagno. Mi ricorda qualcosa? Pulito, semplice. Quindi era una trave, al momento opportuno veniva uscita a vuoto e entrava a potente. Questa progettazione veniva fatta nel momento in cui si andava a costruire. Ogni minima progettazione aveva uno scopo ben preciso. E se si superava una progettazione non si dimenticava, poi doveva buttare giù la terra di nuovo. Sicuramente è meglio questa progettazione. Sì. Ah, è sicuramente più... cioè, stanno su ancora le porte. Dalla statistica, un appartamento costruito adesso danno che intorno a 80 anni non dovrebbe esistere più. Costruzione ora, come d'oggi. Però anche arrivano a tre anni che cadono. Sì, sì, sì. Qua siamo presso la raccolta delle acque. Una volta che nel 1300 noi eravamo ancora dentro le stanze. Mm-hmm. Anche se manca il 50% di copertura, l'altro 50% regolarmente quando piove l'acqua viene convogliata in queste cisterne. Questa è di origine araba. Calcolate che a quel tempo lì dentro si potevano trovare come filtri naturali sia la sabbia che la ghiaia per intrattenere tutte le impurità del tetto. Poi scende, esce da queste feritoie sotto di un tunnel e va a riempire la cisterna, quella principale. Questo serviva come ispezionamento. Qua viene uno sportello, anche il resto lì sopra. E questa cisterna può contenere 100.000 litri di acqua.
perché oltre ad andare in profondità, va in estensione profondità tutta la costruzione del castello. Sì, sì, sì. Perciò problemi d'acqua non ne avevano. Assolutamente. Adesso, giustamente d'estate, essendo che siamo alle riaperte, si disperde in evaporazione l'acqua. Però a quel tempo l'acqua, quando arrivava al sovrappieno, si fermava e loro avevano acqua a sufficienza per... Poi da questa parte si può vedere la scala di chiocciola o elicoidale, che faceva la strada per la servitù, perché andava su a dormire. Lì vi era un magazzino, lì vi erano altri magazzini, e poi questi due fori servivano per far arrivare le armi più velocemente possibile a questi livelli in caso di attacco, perché qui sotto c'è il deposito armi. Perciò mentre qui la fortezza veniva attaccata, le guardie da sotto facevano pervenire le armi per essere molto più veloci alle guardie che sono a questi livelli. Da questa parte troviamo i resti di un arco ogivale come quello, profondo per questo. Però ora qua potete vedere la malta originale di come erano i muri. Cioè, noi li vediamo adesso così, ma in origine erano lisci. Ah. Erano tutto, cioè era tutto ripulito nei muri qualche qua. Anche capo che hanno i piedi. Questo gradino che è manga. Ok. Sono scaduti di lì. Sì, tanto c'è la corda, ma tieni. Perfetto. Questa era la stanza del capo guardia. È chiusa perché siccome ci sono questi due fori, questi due fori fanno parte della cisterna, quella di fuori, dove contengono il grano. Siccome è pericoloso, non è accessibile. Poi da questa parte la sala d'armi, qua è dove dormivano tutte le guardie. Cioè, immaginate quante guardie dovevano dormire, essendo che erano presidi militari. Tieni sopra l'altro. Poi per quanto riguarda questo settore, un tempo il pavimento, compreso il soffitto, è crollato. I discendenti Lanza, già nel 1900, hanno incaricato Ernest Armon, che era un docente della Facoltà di Architettura di Palermo, per effettuare un intervento di restauro. Infatti, l'Armon su questa fortezza ha fatto un grossissimo restauro. Come potete vedere, ha riportato con questo cimitercato ogivale di nuovo all'origine da come era la sala d'armi nel 1300. E poi nell'anno 2000 è stata riportata alla luce questa canaletta che quella botola. E questi due ritrovamenti sicuramente potrebbero risalire quando vi era l'ex presidio arabo. Ah, ancora la... Sì. Sicuramente serviva per convogliare l'acqua. Perché gli arabi dal punto di vista ingegneristico, per quanto riguarda i sistemi idrici, erano abbastanza evoluti. Quella di fronte invece è la stanza della morte. Come io trovo la torta. Per fare lo stress. Sì, la mattina. Uno sente che c'è un attimo di stress. Sì, sì, questo. Altro che stretching. Allora, questo dovrebbe andare dall'altra parte, qualcuno. Sono di quelle leggi qua. La testa lì, perché le braccia sono qua, non so. Quello, quando ti tiravano ti riempivano la bocca di lo stomaco di acqua e di birra. Questo cioè c'era sotto anche lo spuntore. Alcuni avevano anche sotto lo spuntore, modelli più avanzati, sì. Se quelli più. Questo è più arcaico. Quelli voglio spendere sono quelli masochisti proprio. Sono proprio quelli, se volete sono quelli che. Questa è la stanza della morte, quella che vi ho detto io. In alto a sinistra ancora si può vedere la botola. E a destra sia in basso che in alto vi sono i bocchettoni, da dove loro facevano fuoriuscire l'acqua. Poi nel momento in cui il malcapitato è deceduto, c'è una botola, loro facevano scaricare l'acqua, prelevavano la persona e poi la uscivano al di fuori della fortezza. La facevano annegare qua dentro? Sì. Se non moriva per la caduta, poi ci pensava l'acqua, sì, sì, infatti, era il lavoro sporco. Sono sicuro, il lavoro.
Minchia. Comodo per aprire per le foto, però questo era il deposito armi. Anche quella stanza era un deposito armi. E in quella stanza dove sono quei due fori che servivano per far arrivare le armi ai piani superiori. Calcolate che in origine quella parete era chiusa, non c'era quello squarcio. A quest'ora noi nel 1300 dovevamo ritornare indietro e risalire, perché la stanza che viene dopo quella è la stanza delle torture e le prigioni. E in quel settore si arrivavano le due stanze da dove scendevano o sia le guardie o i detenuti. Mi piace sta cosa che c'è la roccia. È stato confuso nella roccia. Cioè, loro hanno sviluppato la conformazione della roccia e hanno edificato questa fortezza. Perché noi l'abbiamo detto facendo scopo, l'altro giorno. Non c'è tanto qualche foto, report. Dai, io faccio le foto. No, se qualcuno vuole accomodarsi. No, grazie. Mi fa senso. Dai, io ci vado, rimacca. Dai, no, io ci mi fa senso. Non è che ogni giorno si può trovare la gogna del mondo esterno. Questa che è. Ci sta la testa. Fagliela, aspetta, che adesso. Basta, ecco. Mamma mia. Pensa che era. Che era vera. Fagliela tu bella, capo, quella tua. Della luce. Non mi fa un po' senso pensare che sì, grazie, va, che ho questo punto bisogno di luce. Nessun servizio. Arrivo. Non avevo pensato al ripetitore del Vodafone ai tempi. Però gli dai, arrivo. Ma allora, sì. Queste erano le prigioni. Questo spazio era riservato alle guardie. Loro scendevano da quella parte, avete visto sopra, e questa è la strada che facevano i detenuti. Quasi probabilmente dovevano esserci delle inferriate in ferro. E poi lì vi è un bagno che poteva essere usato sia dalle guardie e sia dai detenuti. Noi usciamo da questa parte. Però dai, avevano il bagno. Dico, avevano il bagno, wow! Seduto. È vero che c'è il fantasma qua? Come scambi dalla porta. Una guardia spagnuola che è morta qui nel 1391. Non si può. Qui nella. Non si può correre. Non si può correre. Dice che lo voglio vedere la male. Facciamo, senti, ma. Ale! L'unica camminata sono sempre in Sicilia, tutti i gradini sono alti così. Anche nelle case. E per fare le ginocchia per quello. Per quello che dicono, per quello. Rompe la mandagna e metti le mini, le micci, le bombe e grida. Oh, attenzione, le bombe!